Io ho deciso di scrivere questo libro dedicato a Lucio Battisti, Il genio invisibile, per una serie di motivi. Il primo, che è forse anche il più banale, è la coincidenza, l'anno importante. Il 2023 vuol dire che Lucio Battisti è nato 80 anni fa e se n'è andato 25 anni fa, e quindi mi sembrava anche una scusa, tra virgolette, buona per raccontare la sua storia. Però ci sono delle motivazioni più importanti, secondo me. La prima delle quali è che io credo fermamente che Lucio Battisti sia stato un genio musicale assoluto, ma che non tutti sappiano quanto sia stato bravo. Io credo, come scrivo nel libro, che Lucio Battisti lo conoscano tutti, è ovvio che lo si conosce, ha scritto delle canzoni straordinarie, ce ne sono almeno 30 famosissime, ma se vai a scavare con queste persone dicendo chi è, chiedendo chi sia stato Lucio Battisti, loro non ti sanno rispondere o ti sanno rispondere soltanto per sommi capi. Ti dicono che ha scritto quella canzone lì, che ha smesso di andare in televisione, che era schivo, che era tirchio, anche un po' luoghi comuni. E io con questo libro ho cercato anche di fugare questi luoghi comuni e ho cercato di ridargli un po', non di importanza, non ne ha bisogno, ma di restituire un po' di verità a certi suoi snodi della carriera. Un altro motivo è che Lucio Battisti per me è stato veramente un grande rivoluzionario. Io lo scrivo nel libro e lo credo fermamente. Sono convinto che Lucio Battisti stia alla musica italiana come i Beatles stanno alla musica nel mondo, nel senso che lui ha cambiato proprio la musica. Io insisto sulla musica perché Lucio Battisti non è stato un cantautore classico. Quando lo si definisce o lo si definiva il padre dei cantautori, si faceva un errore, secondo me. Il cantautore, lo dice la parola stessa, è colui che scrive delle canzoni che poi interpreta. Battisti non ha mai scritto testi, se non a inizio carriera, ed erano anche testi bruttini. I testi delle sue canzoni, lo diceva lui stesso, i testi delle sue canzoni sono di Mogol, poi di Panella, però a livello musicale lui ha cambiato proprio la musica italiana. La canzone italiana, c'è una canzone italiana pre-Battisti e post-Battisti, e questo bisogna dirlo, perché scrivere le sonorità, le musiche, gli arrangiamenti che scriveva lui alla fine degli anni 60, lungo tutto l'arco degli anni 70, è una pazzia assoluta, è una follia assoluta, è una prova di un talento smisurato. Per dire, un disco, Anima Latina, se fai un disco come Anima Latina nel 74, vuol dire che sei un fenomeno. Ricordi personali io ne ho tanti di Lucio Battisti, come credo chiunque di noi, soprattutto quelli come me che ormai hanno più 50 anni che non 40. In particolare io mi ricordo di Lucio Battisti perché lui e Mogol, in questo caso ci metto anche Mogol, sono stati secondo me la colonna sonora perfetta per qualsiasi storia d'amore. La dico meglio, Mogol e Battisti hanno scritto 30, 40, 50 canzoni che, se le prendi, sono proprio il catalogo perfetto e la scandagliatura perfetta di una storia d'amore. E quindi ti raccontano l'innamoramento, il sesso, l'amore, la crisi di coppia, l'abbandono, la noia, l'abitudine. E quindi ogni mio amore, soprattutto tra i 20, i 30, i 35 anni, è stato proprio caratterizzato da Lucio Battisti. C'era la fase Vento nel vento, c'era la fase Ancora tu, c'era la fase Prendila così. Soprattutto il Battisti della seconda metà degli anni 70, che è anche il mio preferito, quello che va dalla batteria al contrabbasso, eccetera, a Una donna per amico. Io ho scelto come titolo di questo libro Il genio invisibile perché volevo sottolineare due aspetti fondamentali del personaggio. Il genio, vabbè, lo dice la parola stessa, genio lo è stato, non lo puoi negare. Invisibile ha a che fare con il suo desiderio di non apparire, di scomparire letteralmente, un desiderio che poi ha preso il sopravvento sulla sua carriera fino addirittura alla sua tragica scomparsa a soli 55 anni, dopo una malattia probabilmente anche lunga, stando ad alcuni resoconti che io ho anche pubblicato in questo libro. L'invisibilità è qualcosa che non è mai stata perdonata a Lucio Battisti. A me dà molto fastidio questo aspetto, perché Lucio Battisti l'ha raccontata questo suo anelito all'invisibilità nelle ultime interviste, che sono poche, ma diciamo nella prima metà degli anni 70 lui ancora parlava con qualche giornalista. Magari non si faceva vedere, però qualche intervista la rilasciava. E lui lo diceva. Perché Battisti, per esempio, ha fatto soltanto due tour nella sua vita, nel 69 e nel 70, che è clamoroso. Battisti nel 69-70 già era un fenomeno, era una divinità, poteva fare dei concerti per almeno 15-20 anni, e invece nel 70 a 27 anni smette. Perché? Perché non gli piaceva stare sul palco? Sì. Perché magari non era sicurissimo delle sue doti canore? Sì. Perché secondo lui non ci guadagnava troppo economicamente? Sì. Ma soprattutto perché Lucio Battisti diceva: io non voglio stare in vetrina. Io voglio che un mio spettatore, un mio lettore, una persona che mi compra il disco, si accontenti, tra virgolette, del disco. Cioè, mi voglia bene per la musica che io restituisco nell'album, non per quello che io dico, per la faccia che ho, per le foto che io rilascio.
Io, diceva Battisti, in quanto artista esisto solo in funzione dell'arte che creo e che eterno in un disco. Tutto il resto è dettaglio, tutto il resto non c'entra nulla. Questo secondo me è un'attitudine, non dico unica, perché un artista può anche essere bravissimo facendo 1000 concerti e 3000 interviste, però è un'attitudine che a me piace molto, perché è l'attitudine dell'artista puro, che dice io faccio l'arte che faccio, ascoltatela, basta, tutto il resto riguarda me. Con chi sto, cosa penso, chi voto, se voto, che ve ne frega, cosa mangio, come mi vesto. A me piace molto, però non piaceva per niente alla stampa dell'epoca, alle televisioni dell'epoca. Battisti, nel libro lo racconto, è stato massacrato. Battisti è stato umiliato da tantissimi discografici, da tantissimi giornalisti, da tantissimi finti giornalisti o cronisti o scoop presunti, lo prendevano in giro perché era ingrassato negli ultimi anni della sua vita, perché era tirchio, perché forse votava a destra, perché addirittura era fascista, perché non rilasciava le interviste, perché era stonato e non era vero, perché aveva i capelli strani e non era vero, perché non sapeva vestirsi e non era vero, quasi che la sua timidezza, la sua ritrosia fossero delle colpe. E anche per questo ho scritto il libro, per in qualche modo non chiedergli scusa, perché non glielo devo chiedere, però per far capire a chi è sopravvissuto a lui quante ne abbia passate, quante ne abbia subite, che è folle. Oggi è ovvio che è cambiato tutto, oggi è ovvio che una vita alla Lucio Battisti sia impossibile da immaginare nel mondo discografico, o meglio, la si può anche fare, però si pagano drammaticamente le conseguenze. Battisti si è potuto permettere la solitudine mediatica che lui ha perseguito dal 72, perché nel 72 lui abbandona la televisione italiana dopo il famoso duetto con Mina, poi torna qualche volta in TV, la TV svizzera, la tedesca, ma poca roba. Se l'è potuto permettere perché era Battisti, perché erano altri tempi, quindi comunque era così famoso, era così venduto, era così amato che poteva anche non apparire, fino a un certo punto, perché poi gli anni 80 li ha pagati anche lui. Oggi se non sei iper esposto probabilmente non riesci ad emergere. Se io facessi il cantautore, e ce ne sono tanti bravi, ma non frequentassi social, non andassi nei reality, non andassi a Sanremo, non facessi interviste, non facessi concerti, nessuno si accorgerebbe di me, non basterebbe esistere tramite Spotify. Quindi sono cambiati i tempi, probabilmente è cambiato anche l'artista. In effetti noi oggi siamo invasi non tanto dalle rockstar e dalle pop star, perché secondo me quelle bene o male sono sempre così, però c'è una sovraesposizione mediatica di quei personaggi che magari fanno un altro tipo di musica, i rapper, i trapper. A me non fa impazzire questo tipo di comunicazione, c'è i personaggi che diventano famosi più per i dissing, più per gli scontri, più per gli attacchi ai colleghi. Non sono esattamente un grande stimatore di questo concetto, di questa concezione. E un'altra cosa che mi fa sorridere, si fa per dire, è quanto sia cambiata anche la concezione dell'artista e del cantante. La dico meglio, ma è clamorosa, veramente. Nel libro l'ho sottolineata molto questa cosa. Battisti, soprattutto a inizio carriera, era percepito come un cantante stonato. Battisti non doveva cantare, perché lo si riteneva stonato, la sua voce era brutta, era sgraziata, i discografici lo massacrarono. Battisti fu costretto, tra virgolette, a cantare perché glielo disse Mogol, glielo disse Renzo Arbore, glielo disse qualche pochissimo discografico illuminato. Ma lui non era per niente convinto, infatti le prime volte che va in televisione o che va a Sanremo nel 69 riceve delle recensioni ma allucinanti, allucinanti, anche da parte di giornalisti e giornaliste famose. Ed era Lucio Battisti. Questa cosa è andata avanti per tutti gli anni 70. E ripeto, era Lucio Battisti. Voi provate a cantare una canzone qualsiasi di Lucio Battisti, è difficilissima. Ci sono delle canzoni che sono praticamente impossibili da cantare, per dirne una, nessun dolore sembra facile, provate a cantarla. Richiede un'estensione vocale incredibile e Battisti era zimbellato per la sua voce, sebbene fosse strana ma molto bella e particolare. Oggi un Lucio Battisti apparirebbe per certi versi persino troppo perfetto come voce. All'epoca lui pagava il fatto che non era il cantante puro, melodico, classico alla Claudio Villa. Ma adesso rendiamoci conto, quanti sono gli artisti che sono dichiaratamente stonati ma non frega niente a nessuno? A me ha fatto ridere la polemica dei giorni scorsi che ha riguardato proprio questo aspetto. Samuele Bersani che attacca probabilmente Sfera Ebbasta o comunque un certo mondo trap, un certo mondo di trapper. Perché? Perché ha fatto riferimento ad alcuni concerti, ad alcuni momenti durante i quali se a un certo artista vendutissimo gli togli l'autotune, quello stona come una campana ed è successo a tanta gente. Ho visto anche un video di un artista che è anche bravo, Mahmood, ma Mahmood anche lì a un certo punto quando gli sono saltate le spie, gli ha saltato l'autotune, ha fatto 30 secondi di steccate che se le facessi io mi sentirei imbarazzato e Mahmood è bravo. È cambiato tutto. Oggi, paradossalmente, se sei stonato è un requisito.
se sei un cantante intonato, sì, ok, però anche se non sei intonato, chi se ne frega. È veramente cambiato ogni cosa. Battisti ha pagato oltremodo quelle che non erano neanche delle colpe o dei difetti, erano delle sue specificità, grazie alle quali, secondo me, è diventato Lucio Battisti. Poi è ovvio che la mia analisi può apparire un'analisi da boomer, e va benissimo, perché io sono sicuramente un boomer, lo dice la mia anagrafe, lo dice la mia storia, ma io a chi mi definisce boomer dico sempre meno male, perché vuol dire che ho fatto in tempo ad ascoltare la musica di un certo livello. Se essere boomer significa amare Pink Floyd, Led Zeppelin, De André e Lucio Battisti, tutto sommato va bene essere boomer. Mogol e Battisti sono state una delle coppie più importanti nella storia della musica italiana, forse la più famosa, forse la più importante, dico forse perché ce ne sono altre, c'è Gaber Luporini per dirne un'altra, c'è Battiato Giusto Pio, c'è stato Dalla Roversi, però in termini nazional popolari, mainstream e commerciali, e uso queste parole col massimo dell'affetto, Mogol e Battisti sono inarrivabili. Questo è un tema abbastanza incandescente e pericoloso, perché non appena uno critica un po' Mogol e lascia intendere che Battisti sia stato più importante di Mogol, arriva sempre qualcuno che dice sì, però Mogol è un genio, come fai a dire queste cose? Allora, sono stato, spero chiaro nel libro, lo sarò anche qui con voi. Mogol per me è un artista meraviglioso, è un paroliere sublime, ha scritto centinaia, non decine, centinaia di canzoni pazzesche. E senza di lui Battisti non sarebbe stato eterno, così come senza Battisti Mogol non sarebbe stato eterno. Credo però che tra i due il più genio tra i due fosse e rimane Battisti, perché la sua capacità musicale era enorme, e se togli quei suoni ai testi di Mogol, i testi di Mogol non suonano così bene, per quanto spesso molto belli. Lo dice la storia dei due, perché sempre, ripeto sempre, tra Mogol e Battisti arrivava prima la musica, e questo già sanciva la dittatura musicale rispetto alla dittatura testuale, o quantomeno Mogol era costretto, secondo me piacevolmente, a scrivere dei testi sulla base delle musiche che gli consegnava a getto continuo Battisti, soprattutto negli anni 70, quando effettivamente i due erano, come scrivo nel libro, dei serial killer di successi, perché scrivevano 10-15 canzoni perfette l'anno, che non si è mai visto, per loro ma anche per gli altri, Patti Pravo, Mina, tutti, hanno scritto per chiunque, Mino Reitano, cioè chiunque ha fatto almeno una canzone in quel periodo di Mogol Battisti. La mia critica a Mogol, che è una critica molto affettuosa e garbata, è la stessa critica che gli faceva un 15-20 anni fa quello che è stato uno dei miei grandi maestri di giornalismo, ma più che altro di scrittura, che è Edmondo Berselli. Edmondo Berselli io l'ho conosciuto molto bene negli anni zero, è stato anche la persona che mi ha permesso di entrare alla stampa nel 2005, mi ha aiutato in ogni modo, mi ha fatto conoscere il mondo Mondadori, mi ha fatto scrivere i primi libri. Berselli era oltre un genio, veramente pazzesco, infatti gli amici lo chiamavano quel gran genio del mio amico, era un grande battistiano, sapeva tutto di Battisti, e lui una volta fece un libro che si chiamava Canzoni, e c'era un capitolo interamente dedicato a Mogol e un capitolo interamente dedicato a Battisti, e prendeva in giro Mogol perché prendeva in giro certi suoi luoghi comuni, un certo macismo, un certo maschilismo, un certo ecologismo un po' prima maniera, e diceva una cosa che chiunque nota se ascolta bene la discografia di Lucio Battisti, e io l'ho ripetuta nel libro, ci sono delle canzoni nelle quali Battisti canta proprio più velocemente, o abbassa il tono di voce, o certe strofe bruttine le dice veloce, come a dire dai su, togliamoci sto dente, e lo fa perché un po' si divertiva, secondo me, quando raramente Mogol sbagliava i testi, Battisti si sentiva in qualche modo costretto a fare delle musiche ancora più belle per supplire alla pochezza o alla poca ispirazione di certi testi di Mogol. Ma lo faceva anche perché dall'altra parte c'era un artista, Mogol, che per fortuna c'è ancora, che non poteva tutti i giorni scrivere dei capolavori. Non è che uno si sveglia la mattina e tutti i giorni fa I Giardini di Marzo o Vento nel Vento. Ci sono delle volte in cui il testo non ti viene. Io nel libro li faccio i nomi, tra virgolette. Il Battisti Mogol 72-74 è un Battisti Mogol pazzesco, una coppia incredibile. Ma in quegli anni, oltre a scrivere dei capolavori assoluti, Mogol scrive anche dei testi veramente brutti, perché era un Mogol in fase iperecologia, iperattacco al consumismo, e scriveva dei testi che a volte proprio non funzionavano, erano manichei, erano buffi, erano bambineschi, per dirne uno, Confusione. Confusione è un testo che alterna attacchi al petrolio a una crisi d'amore, non funziona proprio, anche come metrica certe volte. Le allettanti promesse, uno dei testi più brutti che siano mai stati scritti nella storia della musica italiana, e sono convinto che sarebbe d'accordo, ed è d'accordo anche Mogol. Gente per bene, gente per male, ma è un canto brasileiro, ce n'è un'altra, mi sembra, si intitoli La canzone della terra. Sono testi brutti,
ne ho citati 5, posso arrivare a 8, 8 su 100, su 200, so niente. Ma a me divertiva nel libro, che si intitola appunto quel capitolo La Zavorra, ironicamente, non attaccare Mogol, che ripeto, per me è un fenomeno, se potessi lo intervisterei 100 volte al giorno, ma sottolineare come da una parte Mogol è umano e quindi anche lui qualche testo l'ha sbagliato, ma loro due erano così bravi che anche quando sbagliavano in qualche modo qualcosa, in questo caso il testo, le canzoni sono belle. Perché se voi ascoltate un canto brasileiro che ha un testo brutto, la musica è geniale, soprattutto se pensi che è del 73, e la stessa cosa riguarda le allettanti promesse, gente per bene, gente per male, la canzone della terra, eccetera, eccetera, eccetera. L'altro esempio che vi faccio su Mogol Battisti e il loro rapporto è legato a Anima Latina. Anima Latina è il disco più rivoluzionario che fa Lucio Battisti, 74, quindi siamo ormai 49 anni fa. È uno dei dischi più rivoluzionari nella storia della musica italiana. Lì Battisti fa un disco che è un disco di suite, di musica jazz, rock, pop, latinoamericana, shakera il tutto, mescola il tutto, canzoni che durano 8-9 minuti, e Mogol si perde. Perché a Mogol arriva una musicalità, dei temi che non riesce a gestire. E quindi lo vedi, lo senti che è in difficoltà, scrive dei testi a volte decenti, a volte proprio bruttini in quel disco lì. E Battisti arrivò addirittura ad abbassare proprio il tono della voce, come a dire, in questo disco sì il testo c'è, ma se anche non capite le parole non me ne frega niente, perché adesso qui voglio che voi seguiate anzitutto tutto quello che sono riuscito a mettere dentro quel disco lì. Fu il disco uno dei più belli che ha scritto, ma fu il disco meno amato all'epoca. Non fu compreso, perché la gente si aspettava quel Battisti lì e quel Mogol lì. Oggi tutti, qualsiasi classifica, dice, nella storia della musica italiana, Anima Latina è uno dei più grandi capolavori. Nel 74 lo compresero in pochi e anche per questo Battisti fu molto attaccato. Per concludere, però, il rapporto tra Mogol e Battisti è un rapporto perfetto. Perché il rapporto tra un paroliere al massimo dell'ispirazione e un musicista che non si era mai visto nella storia della musica italiana cosiddetta leggera. Si conoscono per caso, Mogol è uno dei primi a credere in Battisti, è uno dei primi a dire a Battisti insisti, perché non sei bravo ma lo diventerai. Fanno una casa discografica insieme che si chiama Numero Uno e sfornano per 12-13 anni dei capolavori semplicemente assoluti. Quindi Mogol è stato un grande, lo è ancora, e Mogol e Battisti sono una coppia insuperabile che ha un unico difetto. Non che si lascino, perché è umano che a un certo punto una coppia si sfaccia, si sfilacci. Ma come si siano sfilacciati e lasciati? Questo mi dispiace molto. Io nel libro lo racconto, non hanno litigato per dei massimi sistemi Mogol e Battisti. Mogol e Battisti si lasciano nel 1980 dopo il disco Una giornata uggiosa, un po' perché si erano stancati l'uno dell'altro, e nell'ultima intervista questo lo racconta Battisti, ma soprattutto per motivazioni farisee, per motivazioni inutili, litigarono per il confine delle loro ville, perché Mogol voleva più spazio, Battisti voleva più spazio per il loro orto, per il loro giardino, e poi litigarono per soldi. Perché Mogol voleva che tutto fosse ripartito al 50% per la SIAE, quindi lui diceva: io scrivo il testo, tu scrivi la musica, tutto quello che noi facciamo deve essere diviso 50 più 50, mentre per i calcoli SIAE chi scriveva le musiche aveva in qualche modo un po' di più. Hanno litigato per questa sciocchezza. Poi qualcuno dice che hanno litigato anche per altri elementi esterni, però il fatto che abbiano litigato per queste motivazioni così basse mi dispiace, perché si parla di due fenomeni assoluti. Un saluto agli ascoltatori di Radio 5.9 e grazie come sempre.